Presidente Emerito Napolitano ha fatto un ragionamento oggi sulle colonne del quotidiano La Repubblica e mi è sembrato interessante l'invito che lui ha fatto al dialogo per quanto riguarda la legge elettorale. Io valuto molto positivamente il fatto che si decida di fare cordata, di stare insieme, di portare avanti le stesse istanze. Mi sembra importante perché l'Europa mediterranea in questi anni ha sofferto moltissimo le conseguenze delle politiche di austerità che peraltro non ci hanno neanche portato fuori dalla crisi. Quindi l'idea che si sia arrivati finalmente a fare una cordata mediterranea a me sembra un dato molto positivo. Poi se la vogliamo vedere come dato politico, c'erano quasi tutti esponenti della famiglia socialista e progressista. Quindi questo mi sembra anche un'unione che oltre ad essere mediterranea diventa anche di famiglia politica. Ecco, due cose di cui oggi l'Europa ha bisogno per riuscire a diventare più vicina ai cittadini. Un'Europa più sociale, con una politica economica diversa, un'Europa capace anche di diventare altro da quello che è oggi. Per cui è importante ispirarsi ad Altiero Spinelli ed è importante però anche dare seguito al suo disegno, cioè la federazione. La federazione non è solo un ideale a cui ispirarsi, ma è anche qualcosa su cui lavorare ed agire. Quindi mi sembra che questo assetto possa essere insomma, in qualche modo la traduzione di questo impegno. Dire abbiamo disoccupazione, allora facciamo da noi, chiudiamo tutto, non abbiamo bisogno di nessuno nell'era della globalizzazione, quantomeno improbabile. D'accordo? Sicché io penso che i populisti dell'estrema destra siano figure politiche che non restituiscono un servizio all'opinione pubblica, all'elettorato e vendono soluzioni impraticabili, perché i populisti è come se odiassero il futuro, odiassero il mondo, non può la chiusura, l'autarchia, facciamo da soli. Quindi chi propina queste ricette non ha idee di come relazionarsi al futuro, non ha idee di come fare qualcosa a vantaggio dei propri cittadini e imbroglia l'opinione pubblica. E io consiglio a tutti di diffidare da chi ha la soluzione facile. Non ci piace questa Europa. Marina, non ci piace perché questa Europa non è un'Europa, basata sugli aspetti sociali, sulla crescita, sul lavoro, non è un'Europa che ha accettato una condivisione dell'onere sull'immigrazione. Se oggi noi abbiamo questi movimenti di estrema destra e xenofobi, anche perché gli Stati membri dell'Unione Europea, tranne 5 o 6, hanno voltato le spalle nella gestione dell'immigrazione.